di lavoro, consenti di più. Abbiamo sognato questo testo che mettesse in ritratto la bellezza, le bellezze, i tesori, i gioielli che questa chiesa contiene dal Cinquecento poi, soprattutto nell'epoca barocca, ma nel medio di secoli, a scavi del Martinello, nelle opere del Catalano. Quindi diciamo una vera e propria opera che è un catalogo d'arte, insomma quello che si voleva era provare a sottolineare appunto la bellezza delle opere che custodiamo in questo luogo. Saggi autorevoli accompagna una vera e propria raccolta di foto importanti, che sono i saggi di Marcello Gabbano, Alessandra Marulli e Giovanni. E attraverso uno studio lungo, tra l'altro la novità di aver individuato l'autore è avvenuta già in fase di stampa del libro, e niente, una ricerca appunto ci ha dato un anno, e improvvisamente attraverso delle ricerche fatte anche su altre tele è saltato proprio il nome del grande Carella, artista del Settecento, che a Copertino proprio in quegli anni, la seconda del Settecento, consegnava la tela di San Giuseppe da Copertino nella chiesa madre. E, mentre per le altre tele, la novità è anche nella tela del Catalano, la Madonna del Rosario del 1612, dove è stata letta con tutti i personaggi e dove compare lo stesso Catalano che si incorona, prende il posto di Filippo II. In realtà questa è una dei capolavori del Catalano, ecco perché sostengo che lui voglia poi lasciare anche la sua impronta, e lo fa in questo modo. È una caratteristica degli artisti, di tutti gli artisti, a partire dal Medioevo in poi, a lasciare la loro immagine, ma anche attraverso immedesimando in altri personaggi. Abbiamo la gioia di condividere una bellezza di cui siamo attorniati, tante volte non ce ne accorgiamo. Effettivamente la Chiesa ha sempre esercitato questa capacità culturale di esprimere la fede anche attraverso le opere, non solo attraverso il vissuto delle persone, ma anche attraverso l'arte. E qui stasera siamo riempiti di arte che nella distanza dei secoli ha portato ad abbellire sempre più la Chiesa, ma non è solamente un abbellimento estetico, ma anche un messaggio. Queste opere, questi altari, queste tele manifestano dei messaggi, e tutte le persone che ne hanno fruite, ecco, hanno potuto apprezzare non solo l'arte, ma soprattutto il messaggio di fede. Ecco, noi dobbiamo riscoprire questa bellezza, e soprattutto dobbiamo anche lasciarci educare per poter anche noi trasmettere la fede attraverso l'arte e anche attraverso la nostra vita. E la nostra peculiarità, la peculiarità di questo territorio, è che è intriso di storia e di cultura, farla venire fuori e far scoprire le nostre bellezze, ma anche il racconto di un sentimento che viene fuori attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso la scultura, è sicuramente un valore aggiunto che abbiamo attraverso le pagine del libro, attraverso una narrazione della nostra storia, un valore che diamo al nostro territorio, che deve continuare a essere scoperto e conosciuto come primis e più.